Ah, non so se c'è l'angolo del lupacchiotto. Ma l'angolo del lupacchiotto c'è, Pier? Non mi ha risposto. Boh. E le grafiche? Buonasera, benvenuti alla primavera puntata. Dopo questi blocchi di lupi, si nasce finalmente una puntata dove possiamo argomentare un calcio giocato, un po' strano, ma un calcio finalmente giocato. Intanto vi presento come al solito i nostri ospiti. Questa sera partirò prima dal mio braccio destro fisicamente della serata, che è il nostro avvocato Federico Pelli, il nostro pagellista ufficiale che mancava da un po' a Lupi si nasce. Bentornato. Grazie Cinzia, buonasera a tutti. Poi proseguo in ordine, diciamo, di famiglia di Lupi si nasce con il mio PGG, Pier Giorgio Giorno, la colonna portante di Lupi si nasce. Ciao PGG, bentrovato. Ciao Cinzia, grazie a te e devo dire che trovo l'avvocato in splendida forma, però. È bastato stare con me 5 minuti, vedi? E si è ripreso. È un fiore lui, deve essere che sboccia, va annaffiato. Martina Milia, giovane risorsa di Lupi si nasce. Buonasera a tutti, abbiamo perso un ospite. Lo recuperiamo, Salvatore, lo riprendiamo tra poco. Buonasera, e Buonasera, abbiamo. finalmente, finalmente. Finalmente abbiamo il piacere Possiamo di parlare. riavere con noi un pezzo storico di Lupi si nasce, che è stato poi rapito dal Cosenza Calcio, però fa sempre parte della nostra famiglia. Daniele Cianflone, collaboratore dell'ufficio stampa del Cosenza Calcio. Buonasera e bentornato a casa tua. Buonasera Cinzia, buonasera a tutti e bentrovati, bentrovati a tutti. Grazie, Salvatore Trozzo, che era il signore che vedevate prima, che adesso non vedete più. A breve lo ripresenteremo in attesa appunto che riesca di nuovo a collegarsi insieme a noi. Bene, come dicevo, finalmente abbiamo potuto seguire da casa. Ecco che stiamo ripescando il nostro ospite. Un attimino di pazienza, sono sicura che lo recuperiamo tra La pochi linea secondi. Vabbè, internet da Ivrea è un po' lenta. noi proseguiamo. Appena lo becco, lo ripresento. Stavo appunto dicendo, finalmente il Cosenza gioca in casa alle ore 18 contro il Virtus Entella, un Cosenza che ci stupisce, ma non più di tanto, perché noi aspettavamo proprio questa meritata e strepitosa vittoria appunto del Cosenza, che batte il Virtus Entella con due gol, Brocini e Carretta. PGG, Ma come la l'abbiamo regia vista non la regia? manda le grafiche di risultati e Un classifica, oppure? attimo, un attimo, vediamo. Regia, sì, lettura, andiamo subito a leggere i risultati dell'ultima giornata di Leggo Serie io. B. Spezia Empoli 1-0, Trapani Frosinone 0-0, Salernitana Pisa 1-1, Pescara Juve Stabia 3-1, Livorno Cittadella 0-2, Crotone Chievo 1 pari, Cosenza Virtus Entella 2-1, Pordenone Venezia 0-0, Venezia Cremonese 0-0, Benevento 0-1, Cremonese Benevento Ascoli 0-1, Perugia Ascoli 0-1. Perugia 0-1. Questi risultati della prima giornata di appunto Serie B, e andiamo a leggere la classifica, la legge il nostro Federico Perri. Perfetto. Benevento 72, Crotone 50, Frosinone 48, Spezia 47, Cittadella e Pordenone 46, Salernitana 43, Empoli 42, Chievo 41, Perugia 39, Virtus Entella e Pescara 38, Pisa 37, Juve Stabia 36, Cremonese e Venezia 33, Ascoli 32, Noi a 27, Trapani a 26 e Livorno fanalino di coda con 18 punti. Bene, questa è la classifica al momento appunto dell'ultima giornata di Serie B. Volevo chiedere alla regia se per caso abbiamo per sbaglio l'angolo del lupacchiotto è stato composto o no. Regia, si accettano cenni dall'alto, anche un urlo? No, niente, l'angolo del lupacchiotto ve lo regaliamo lunedì prossimo con il nostro piccolo Chris che tornerà in formissima e lo salutiamo, ci manca tanto, ma lo rivedremo presto.
Quindi l'angolo del lupacchiotto lo saltiamo. Pigigi, chi ben comincia si dice che è a metà dell'opera? Cinzia, più che metà dell'opera, il Cosenza deve, se vuole salvarsi, deve scalare veramente una montagna. Però diciamo che il primo gradino l'abbiamo fatto in scioltezza. E per me, io l'ho pure scritto, era fondamentale partire col piede giusto perché il Cosenza deve recuperare. Chiaramente se non fosse riuscito a battere la Virtus Entella, la strada sarebbe stata ancora più irta e piena di difficoltà. Invece non solo la vittoria convincente dei Lupi sabato scorso in un Marulla desolatamente vuoto, però sono arrivati secondo me anche dei risultati che comunque non dico che ci danno chissà quale speranza, però sì, sicuramente quella fiammella inizia ad accendersi, perché il Cosenza ha vinto, ha risposto sul campo, secondo me ha vinto e convinto, e le altre squadre iniziano a perdere colpi, e quindi il Cosenza in questo momento è a 5 punti dai playout e a 6 punti addirittura dalla salvezza diretta, quindi mancano ancora 9 giornate con 27 punti in palio, di cui 5 saranno lì al Marulla. Quindi secondo me siamo partiti col piede giusto, non ci illudiamo, perché più volte abbiamo fatto l'errore magari di esaltarci, forse troppo positivi. Però sinceramente la squadra ha risposto bene, e quella che ho visto domenica, cioè sabato, dopo i primi 20 minuti contratti, devo dire che dopo il gol di Bruccini la squadra, sì, la partita è finita 2-1, però secondo me, contando le occasioni, poteva tranquillamente finire 5-6-1, cioè il Cosenza ha divorato sia nel primo tempo che nel secondo tempo tantissimi gol con Baez, Carretta, con Riviera, con un pallonetto, quindi poi all'ultimo il solito brivido con il gol quasi casuale della Virtus Entella, però è stata una vittoria 2-1 che secondo me non rende merito a come ha giocato il Cosenza, perché il risultato per me poteva essere più largo, però ciononostante il punteggio non interessava, ma interessavano i 3 punti. I 3 punti sono arrivati e da qui il Cosenza può iniziare appunto a costruire quel mattoncino su mattoncino, può iniziare a costruire una salvezza che secondo me sarebbe quasi paragonabile alla vittoria di 2 anni fa dei playoff, perché ci danno tutti per spacciati, ma il Cosenza ci ha abituato a queste imprese impossibili e chissà che non concede il bis a distanza di 2 anni. Per loro l'impresa eccezionale è diventata normale, quindi noi confidiamo in questo buon inizio e auguriamo che sia l'inizio di una lunga serie di vittorie. Martina, abbiamo visto il mister Occhiuzzi, che abbiamo commentato anche in quarantena, appunto come argomento clou per la squadra, cambio di tecnico per l'ennesima volta, ma un esordio, perdonami, migliore non ci poteva essere forse per questo giovane tecnico. Forse l'audio di Martina. Martina sta arrivando. Non la sentiamo più. Non la adesso sento più. Sì. Purtroppo questo adesso è lo smart working. Vai Martina, hai sentito cosa ti ho? Mi sentite? Sì, vai. Sì, noi sì. Sì, mi sentite? No. Sì. Ah, ok. Adesso vai. Sì. Allora, sì, hai detto bene, il caso Occhiuzzi, buona la prima per il mister, io sono contenta soprattutto per lui, perché se lo merita tanto, perché come dissi anche alla scorsa puntata, chi meglio di lui conosce questi ragazzi. Mister Pillon ha avuto un po' la sfortuna con questa pandemia di viverseli poco, e quindi anche lui vinse la prima partita, però poi giustamente non c'è stata più l'occasione. Sono contenta quindi molto per mister Occhiuzzi, ma soprattutto per la squadra, perché forse stiamo cominciando a vedere il vero Cosenza, perché con la rosa che possiede dovevamo vedere questo gioco e questa cattiveria sin dall'inizio. Può essere anche la foga del momento, come avevo già letto anche in un messaggio che è arrivato, teniamo i piedi per terra perché magari non è successo nulla, e secondo me è giusto anche pensarla così. Però è anche vero che abbiamo visto una bella partita, abbiamo visto la foga e la cattiveria giusta, che ripeto dovevamo vedere sin dall'inizio, e spero che
questa cosa continui a lungo andare. Secondo me, mister Occhiuzzi può essere, come avevo già detto tempo fa, l'arma che forse mancava, ecco, a questo Cosenza. Mister Occhiuzzi può essere, tra parentesi, il Braglia di 2 anni fa in questa situazione delicata. Andiamo invece a un nostro carissimo amico che ha avuto l'onore e il piacere di presenziare fisicamente, quindi uno dei pochi prediletti che è riuscito a vedere la partita del Cosenza direttamente dal video e dallo stadio appunto del Marulla. Ed è il nostro Daniele. Daniele, com'è stata questa partita? Le tue emozioni? Com'è stato vedere giocare i ragazzi? Com'è stato vedere un campo, uno stadio deserto? Mi senti? Vedo dei giochi. Sì. Guarda, okay. Cinzia, sì, ti sento. Guarda, Cinzia, è stato un sabato molto strano, molto particolare. Da un lato c'era l'emozione di tornare in campo, di rivedere i lupi dopo 3 mesi di lockdown in cui è successo praticamente di tutto, e anche la curiosità di vedere a che punto era la squadra. Dall'altro invece l'atmosfera surreale che c'era all'interno dello stadio, dove non erano presenti più di 200-250 persone, per come consentito dalle regole adesso. È stato molto strano, il Cosenza probabilmente nel primo quarto d'ora di gioco, dove ha detto bene Pier Giorgio, è partito forse un po' contratto, ha risentito forse di questa atmosfera surreale ed è stato un po' contratto, non è riuscito a impostare bene la manovra. Dopodiché è successo qualcosa, forse ci si è abituati all'atmosfera circostante e in un modo o nell'altro è riuscito a trovare lo smalto, l'entusiasmo. Fatemi dire una cosa, io non sono tanto d'accordo sul discorso dell'entusiasmo, che dobbiamo stare con i piedi per terra. Certo, questo è quello che spetta al tecnico, alla squadra, allo staff, però a mio avviso questa squadra ha bisogno di entusiasmo, ha bisogno di quell'entusiasmo che probabilmente le è mancato per la mancanza appunto dei risultati dall'inizio del campionato fino ad adesso, ma sulle ali di questo entusiasmo probabilmente deve costruire un futuro che si spera possa essere diverso da quello che è stato finora. Alle basi, a mio avviso, ci sono tutte. Anche secondo me condivido appieno il tuo pensiero. Abbiamo perso Salvatore Trozzo intanto. Lo recuperiamo, spero. Apro una piccola parentesi a favore dei nostri lupi che hanno vinto per fortuna, ma diciamo che come al solito l'arbitraggio non è mai nettamente limpido nei confronti del Cosenza, però speriamo bene, alla fine abbiamo vinto e quindi giriamo pagina. Salvatore, spero di recuperarlo, intanto volevo salutare chi ci sta seguendo da casa, vedo in collegamento anche la nostra Gallo di Lupi Si Nasce FM che salutiamo, ti abbiamo fregato solo il titolo per sbaglio, ma noi siamo Lupi Si Nasce come al solito. Ciao ragazzi, siete troppo belli, grazie anche tu, siamo modesti noi. Poi vediamo se trovo qualche messaggino, salutiamo Alessandra, Luigi, Daniele Gianflone, numero 1, scrive Antonio Pallo, che noi salutiamo. Pigigi, non esagerare, dice sempre Antonio Pallo. Saluto l'avvocato. Poi diciamo a Gianmarco Lupo, conviene col mio pensiero, e dice ancora una volta, arbitraggio non sufficiente, quest'anno pessimi. Effettivamente un po' gli arbitri miglioreranno anche loro dopo la quarantena, siamo migliorati un po' tutti e quindi l'augurio è quello. Sono a prescindere gli arbitri. Gli arbitri sì. Poi è un ruolo importante anche l'arbitraggio. Stavamo dicendo, Claudio Tavella ha mandato a Chiuzzi non lo riesco a leggere, casomai il dialetto lo facciamo leggere a lui. Giorgio Sivianni, Icco senza pubblico in casa, sente meno la pressione. Anche questo è stato un elemento di argomento, diciamo, tra appunto i tifosi, in quanto nelle ultime partite abbiamo visto un pubblico un po' aggressivo nei confronti di questi calciatori, e forse anche stranamente, se io non sono questo stadio vuoto fa bene. Anche io non sono d'accordo, perché comunque il calore dei tifosi del Cosenza abbiamo visto che ha fatto la differenza nei playoff di 2 anni fa e nella salvezza dell'anno scorso. Quindi io sono sempre per il pubblico, perché il Marulla deve incutere
timore non ai giocatori nostri, agli avversari, che è diverso. Quindi io esatto, ma io credo che Giorgio sia una delle ultime partite. Credo che Giorgio si riferisse a una delle ultime partite dove purtroppo non si potevano applaudire i nostri ragazzi. Salvatore, l'abbiamo ritrovato, quindi ti faccio subito la domanda, altrimenti ti riperdiamo. Il calcio, appunto, stavamo parlando tifosi e non tifosi, senza i propri tifosi non è proprio la stessa cosa. A te quanto è mancato? Ma l'abbiamo perso di nuovo. L'abbiamo perso, va bene, dai. Vabbè, andiamo avanti, leggiamo un altro messaggio. Niente, regia, se c'è qualche messaggio interessante me lo puoi mandare sullo schermo, lo proviamo a leggere, perché se mi distraggo dal telefonino non riusciamo. Salutiamo anche il nostro Ferdinando Isabella, che stranamente in realtà ci segue sempre, ma lo salutiamo, tutta la famiglia di Lupi si nasce. Andando avanti, io faccio una domanda rivolta verso tutti. Martina, al microfono chiuso. Comunque, il presidente Guarascio, abbiamo appreso che ha invitato gli organi della Lega a riaprire con cautela gli stadi, con ingressi limitati ai tifosi. Siete d'accordo a tal proposito? Facciamo un nostro l'appello almeno di Pasquale Fusaro, che diceva appunto di aprire lo stadio almeno ai disabili. Sì, Cinzia, inizio io e poi do la parola a Daniele, che è sicuramente più ferrato di me sull'argomento, però ci tenevo a dirlo perché Pasquale Fusaro, che è un nostro assiduo telespettatore, ci ha mandato più messaggi, perché lui è un tifoso di Acri, chiede almeno la riapertura del San Vito Marulla, quantomeno per i disabili, perché è una categoria comunque già svantaggiata, hanno come unica valvola di sfogo questa partita, il sabato o la domenica, quindi con il rischio in Calabria, secondo me, che sono da più di 20 giorni che comunque o zero contagi o veramente pochi, quindi questa è una proposta che potrebbe magari partire da Cosenza e poi essere presa da esempio anche per gli altri stadi. Io credo, Cinzia, che sì, abbiamo vinto ieri, però quanto è brutto vedere per i giocatori abbracciarsi da soli oppure correre verso una curva e una tribuna vuoti. Io penso che ci siano tutti i presupposti, non dico per magari fare quegli affollamenti oceanici che in Serie A, Serie B, però secondo me magari mettere in uno stadio di 20.000 posti, mettere 3 o 4.000 persone tra curva nord, curva sud, tribuna A e tribuna B, secondo me, ovviamente con le dovute distanze, secondo me si potrebbe fare. Anche lo stesso Gravina ha detto che per i primi giorni di luglio valuterà questa situazione, anche perché non solo Guarascio ma tutti i presidenti tra Serie A e Serie B spingono quantomeno per la riapertura agli abbonati, perché sennò poi c'è un discorso anche di restituire quote e altre cose, quantomeno iniziare con gli abbonati e poi continuare anche con gli altri, perché comunque se si va allo stadio con le giuste misure, con le giuste precauzioni, secondo me andiamo incontro all'estate, possiamo andare tranquilli. Poi la vedo io così, non so Daniele e Martina come la pensano. Voglio sentire il parere di tutti, di Federico. Ora diamo la parola a Daniele. No, io ti dico che è stato perfetto Pier Giorgio, perché ha detto essenzialmente quella che è la realtà dei fatti. Il Cosenza Calcio ha già inviato una missiva alle autorità competenti per chiedere la riapertura parziale dello stadio, considerando che la Calabria vive una situazione di Covid free ormai. Parliamo, a parte quello che è successo oggi, dell'ultimo piccolo focolaio che speriamo sia circoscritto, però quantomeno la provincia di Cosenza da diversi giorni, da diverse settimane è quasi Covid free. Questo permetterebbe una riapertura parziale agli abbonati, alle persone diversamente abili, come il nostro Pasquale. Il problema è che non è una decisione che spetta, come potete ben capire, al Cosenza Calcio, ma deve passare tramite l'autorizzazione di tutte le autorità competenti, che devono dirsi d'accordo e provare. Il Cosenza si è proposto per fare una specie di esperimento, che può essere preso come punto di riferimento magari da altre realtà. Speriamo che in tempi brevi soprattutto quelli del sud, speriamo che in tempi brevi si possa arrivare ad una soluzione efficace e positiva, perché
il pubblico ci vuole, e il pubblico in questo momento, sempre con le dovute precauzioni, potrebbe tornare con il classico distanziamento sociale, con una capienza ridotta, insomma. Speriamo che si evolva positivamente tutta la situazione. Sì, possiamo sperare in un ritorno graduale anche nel settore calcistico, alla normalità. Federico, tu cosa ne pensi? Beh, è difficile aggiungere qualcosa di nuovo rispetto a quello che hanno detto Pier Giorgio e Daniele, che sono stati puntualissimi. Certo è che la situazione è molto fluida, non prospettiva, e anche la speranza di poter rivedere i tifosi negli stadi, oltre a quello di Cosenza, in tutti gli stadi c'è. Sicuramente bisognerà attendere le determinazioni del governo, che a sua volta attende quelle dell'OMS, che si smentisce un giorno sì, l'altro pure, quindi è una situazione abbastanza ingarbugliata a livello internazionale. Un po' bandiera in questo periodo. Comunque volevo leggere un commento simpaticissimo al volo. Vabbè, salutiamo Alfredo Nardi, Pigigi, Fede e Daniele. Stasera schieramento di bomber veri. Un abbraccio a tutti. Come simpatico il nostro Alfredo, è vero, è vero. Abbiamo i veri bomber questa sera di Lupi si nasce. Giorgio Siriani si chiede. Il vero bomber è lui. Sì, sì. È lui, è il nostro Alfredino. E invece si chiedono, il pubblico ci chiede, sempre Giorgio Sirianni, se per Salvatore Trozzo bisogna andare a Chi l'ha visto invece di Lupi si nasce. Ci stiamo provando, però purtroppo ho la connessione debole, oppure siamo troppe persone collegate e lui non riesce a collegarsi con il suo smartphone. Ci dispiace perché Salvatore è un grandissimo tifoso del Cosenza, segue i Lupi da anni, dal nord, si fa quasi tutte le trasferte, quindi gli mandiamo comunque, perché sicuramente si starà guardando la trasmissione, gli mandiamo sicuramente un grosso abbraccio virtuale. Noi lo perché salutiamo se vero. Riusciamo. Secondo me se andasse al Carturra Ivrea prenderebbe più linea. Va bene, altrimenti non ne usciamo più come al solito. Noi speriamo di riaverlo subito e fargli la domandina. Che eccolo qui. Eccolo qui. Il piccolo fantasma. Salvatore, ci sei? Non ci sei? Mi senti? Vedo che all'audio è chiuso. No, mi sento. Ci sente. Tutti ti salutano, chiedono di te. Sì, grazie. Volevamo sapere quanto ti è mancato questo calcio, quanto ti è mancato vedere il Cosenza, non vedere il Cosenza per circa tre mesi, e che partita hai visto? Di sabato, quella di sabato, l'ultima che abbiamo visto noi del nord è l'ultima partita in trasferta, che è stata quella di Bonda. Non la si sente, se no eravamo anche non lo sentiamo. Io lo sento metallico, sì, è meccanico. Purtroppo non riusciamo a sentire il nostro caro Salvatore. Purtroppo niente, quindi andiamo avanti e diamo la parola purtroppo Salvatore, ci dispiace tantissimo, stiamo provando in tutti i modi a strapparti una risposta, ma per problemi di linea non riusciamo. Io devo andare avanti e do la parola, visto che dopo tanto il nostro avvocato ha di nuovo ricoperto il suo ruolo ufficiale a casa Lupi si nasce, ovvero il pagellista, quindi insieme andiamo a vedere le pagelle di Lupi si nasce di Federico Perli. Ecco qui, Perina, non si legge quanto gli ho dato. Perina, e quanto gli hai dato non te lo ricordi? Più, non me lo ricordo. Ida 6 più, chiedo scusa a tutti. 6 avevi dato. Sei. Schiavi 6, Legittimo 6, Casa Sola 7 più, Bruccini 7 più, Canutè 6, Dorazio 6, Baez 6 e mezzo, Rivier 6, Carretta 6 e mezzo. Dalla panchina Senzio 3, mi dispiace per lui, Capella 5 e mezzo, Bro senza voto e Mister Occhiuzzi 6 e mezzo. Perfetto, queste sono le pagelle ufficiali del nostro Federico. Ragazzi, come lo trovate? È stato equo? È stato troppo buono? È stato tirchio? Iniziamo da Pier Giorgio, poi Daniele, pure Martina che Martina non ha parlato. Che è partita, prima, sì, bravo. Iniziamo da Martina prima. Martina, dai. Che non vedeva l'ora di commentarle, ma io la volevo tenere per ultima per questo. Per bacchettare il nostro amico. Vai Martina, sfogati. No, io sono d'accordo. Allora, diciamo che
quando si vince i voti sono sempre positivi, quindi a prescindere se sia d'accordo o meno. Però poi li ho riguardati e bene o male sì, sono d'accordo, mi dispiace per il 3 ad Asensio, però forse un po' basso, dai. Però purtroppo per quello che ha fatto, però purtroppo per quello che ha fatto, che poteva benissimo risparmiarselo, ci sta, ci può stare. Del resto sarebbe stato un 4, vero Daniele? Me lo confermi? Sì. Per Giorgio un 4, tu Martina, però io sono cattivo, ho messo 3. Eppure onesto. Ecco, quindi... Vabbè, perché, sì, perché hai ragionato da fantacalcio, 4 meno 1. Ma c'è per il senso, però... Ma comunque nel mio caso è strana la vita di chi passa da quello che difendeva il pagellista a quello che adesso lo deve bacchettare. È vero. Comunque io, Cinzia, commentando le pagelle di Federico, devo dire che sono d'accordissimo per il voto dato a Casasola, perché finalmente abbiamo visto un terzino che ha spinto e coperto per tutta la partita. Ma io non mi riferisco all'assist per il gol di Carretta, io mi riferisco soprattutto a due diagonali che ha fatto dove il Cosenza ha rischiato tantissimo di prendere il gol, e lui non solo ha fatto la diagonale vincente che ha tamponato, ma si è riproposto subito. Quindi finalmente l'ho visto bene da un punto di vista fisico, è ripartito con la giusta garra pure, e quindi ho visto anche un Canutè in ripresa, che parte sempre col freno a mano un po' tirato, però ho visto che poi nel corso della partita ha preso per mano il centrocampo del Cosenza. Io avrei dato addirittura 8 sia a Carretta che a Baez, ma ha fatto bene Federico a dargli 6,5, perché hanno divorato letteralmente. Hanno divorato almeno 2 o 3 palle gol clamorose, però ieri erano, cioè sabato erano veramente in forma, perché riuscivano a saltare sempre come birilli gli avversari. Però poi quando ti presenti solo davanti al portiere devi concretizzare, se no puoi rischiare la beffa. Quindi il 6,5 c'è, e diamo anche l'aggiornamento che è uscito oggi: Asensio fortunatamente ha preso una sola giornata di squalifica, e secondo me è giusto, perché non è stato un fallo violento, è stato solo un po' quella reazione, però poi non c'è stata nessuna testata, nessuna, cioè Asensio quindi salterà la trasferta di Cremona, e ce lo terremo in caldo per le due difficilissime partite che il Cosenza avrà in casa contro Trapani e Ascoli, che sicuramente lì secondo me si vorrà far perdonare, appunto, cioè avrà tutte le possibilità di farsi perdonare quella ingenuità di sabato scorso. Perfetto, e prima posso di andare avanti appunto, volevo... Scusatemi. Sì. No, il voto a Perina era 6? Sì. O 6 più, io non me lo ricordo. È stato tirchio? Sì, forse un po' sì, per un semplice motivo, sì, che Perina qualche intervento decisivo l'ha fatto, e con le sue uscite è stato sempre puntuale, ed è il classico portiere che in una situazione del genere, in una partita del genere, riesce a dare sicurezza a tutto il reparto. Perina, Pietro, su questo è una garanzia, e lo ha dimostrato anche in quest'ultima partita. Ecco perché probabilmente dal mio canto un 6,5 almeno gliel'avrei dato, forse per il gol preso all'ultimo. Vabbè, è capitato, però ha giocato bene, dai a Cesare quel che è di Cesare, più della sufficienza, diciamo la verità, anche per incoraggiamento oggi non ha particolari colpe sul gol subito, cioè, secondo me no, assolutamente. Potevi essere un mezzo punto più generoso, ma è il nostro Perri e lo vogliamo così, rigido, severo, va benissimo. Volevo salutare che ho intravisto la signora Deborah Rocco che ci sta seguendo, la salutiamo con affetto, e leggo il commento di Piero Amedeo De Cindio, non so se lo conoscete, noi purtroppo lo conosciamo, scrive per Martina, mercoledì te lo sei mangiato il limone? Sì, buonissimo. Cos'è successo mercoledì? Lo affrontiamo nella prossima puntata. Niente, che una squadra del sud ha alzato la Coppa Italia, la voglio dire così. Ma dai, anche con un capitano del sud, quindi era esatto. Tutto il sud. Sì, sì. Questa coppa, tutto perfetto, è stata una serata perfetta. Ritorniamo nel nostro
piccolo, avete dato tutti i pareri sulle pagelle di Federico. Ci sono altri messaggi di Gigi Procini 7 più, principe di Kashmir. Come mai questo nome? E morbidi come Kashmir. Sì. Come il Kashmir, quindi sì, sì, ieri ha fatto un grande gol, quindi partita perfetta, mentre Asensio gli ha dato 3 spiegando perché cartellino rosso ad un minuto dalla fine del match non si possono fare, no, non si possono fare, sì, puntini, adesso per la prima volta chiedo scusa per tutto quello che leggo, andiamo avanti. Regia, c'è qualche altro messaggino, vediamo se lo trovo io. Non so chi poi ha fatto più. Poi c'è il commento pilastro dell'allenatore anche. Federico, guarda, nessuno dei due. Io ci ho provato una volta, lui non credo proprio, però ti aggiorneremo. Salutiamo Virgilio D'Angelo. Altri messaggi, salutiamo Serapino che ci segue sempre. Poi vediamo, niente, regia, Occhiuzzi, 6,5, stavo leggendo e me l'ha tolto, con la regia ce la possiamo Il giudizio fare. Di Occhiuzzi è bellissimo, io leggerei il giudizio che ha dato Federico su Occhiuzzi, che è veramente spettacolare. Vai, leggilo tu, Federico. Leggiamo la valutazione dall'avvocato. Allora, buonissima la prima, mister. Si doveva vincere e così è fatto. I lupi giocano una grande partita a livello tattico, facendo del sacrificio e della determinazione le loro armi. Lo spirito dei ragazzi sembra rinvigorito. La salvezza passa dalla costa del Tirreno cosentino. Prima benedizione di San Francisco a Paola e poi pacca di costruttivi dopo mister Raciraro. Io sono d'accordo, è bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È lungo la costa c'è anche quello che adesso è il collaboratore tecnico del Cosenza, che è Gigi Carnevale, che è esattamente di guardia, ma lui è un cuore rosso-blu e abbiamo uno staff, devo dire la verità, validissimo, è composto da Occhiuzzi, Tortelli e Carnevale, e oltre a essere valido hanno davvero tutti e tre il rosso-blu nel sangue, questa è una garanzia. Questo è fondamentale. Ci fidiamo delle parole di Daniele. Molto, molto di Daniele, ci fidiamo ciecamente. Salutiamo anche Salvatore Arcuri che ci segue sempre. Intanto tanti chiedono di Trozzo, ma purtroppo non lo possiamo recuperare. Sta cercando la linea, entro lunedì prossimo vi faremo avere informazioni. Allora, altri messaggi, regia, Virgilio D'Angelo, Trozzo, grandissimo tifoso, per questo avevamo avuto appunto il piacere di invitarlo e purtroppo l'abbiamo perso in diretta. Vediamo qualche altro messaggio, sempre Giorgio Sirianni, Trozzo vai nell'orto. Danno suggerimenti. Povero Salvatore. Come trovare la linea, ti stanno aiutando tutti, Trozzo, spero ci stai guardando, continuiamo a fare la puntata insieme. Ciccio Messina, ma Chiru Pillon ha capito tutto, Chiru teni l'Occhiuzzi chiusi, non ce la faccio a finire perché è dialetto e non arrivo. Chiru morto. Ok, ce la possiamo fare, Ciccio Messina lo salutiamo. Andiamo avanti, regia, niente. Altri messaggi interessanti non ce ne sono. Io andrei avanti, cioè ce ne possono essere, ma la regia non me ne sta mandando. Gianmarco Lupo, ancora una volta, arbitraggio non sufficiente. Perfetto. Prossimo avversario del Cosenza si gioca venerdì prossimo in una trasferta contro la Cremonese. Aia, un momento delicato, sempre perché appunto speriamo vada tutto bene anche venerdì prossimo, una partita che potrebbe mettere un più 6 al Cosenza a questo punto, è una partita molto importante, siete d'accordo? Allora, io leggo, prima di parlare, leggo un messaggio che mi ha mandato il signor Salvatore Trozzo, perché leggiamolo. Ci teneva tantissimo alla diretta,
e ha detto: volevo ringraziare tutti voi di Lupi si nasce, in particolare te Pier Giorgio, mi ha fatto piacere partecipare, purtroppo la linea cade, però una riflessione lunga e soggettiva, volevo semplicemente imbondere fiducia a tutto l'ambiente e a molti vorrei dire di mettere da parte avversità, pensieri contrastanti, critiche verso la società e concentrarci su di noi, squadra e tifosi, provando a pensare ad un fatto avvenuto 2 anni fa, cos'era la squadra, che qualità aveva, se non una delle ultime del nostro girone, arrivata 7ª. La risposta è il gruppo. Cos'è il lupo nel DNA? Nel DNA di un lupo la forza non è del singolo, il lupo da solo non è nulla, la forza del lupo è il branco. L'essere in comunione di intenti è lasciare la critica, almeno in queste 9 partite restanti, in questo momento è fondamentale stare vicino ai ragazzi. Grazie lo stesso, parteciperò alla prossima puntata. Sono belle parole. Bellissime parole, veramente. Un pensiero profondo, veramente da sottolineare. Salvatore, a noi dispiace purtroppo di non averti dato questo piacere di esprimerti in diretta, ma il tuo messaggio sono sicura che è arrivato. È arrivato. Veramente profondo. È molto stimolante, condivido. Parlando di calcio, Cinzia, venerdì, se non mi sbaglio, Daniele, giusto? Venerdì sera alle 21. Sì, venerdì sera alle 21 il Cosenza c'è una partita, Cinzia, che non vale 3 punti, ma ne vale 6, perché lì la Cremonese è la prima squadra fuori dal gruppone dei play-out, ma sono tutte lì. Quindi il Cosenza è a 5 punti dai play-out e a 6 dalla salvezza diretta, che attualmente è occupata proprio dalla Cremonese. Ricordiamo che il Cosenza all'andata è riuscito a battere i grigiorossi 2-0. A mio avviso, sì, è vero che queste partite devono essere giocate tutte alla morte per vincere, però secondo me, in considerazione del calendario che ha il Cosenza, con moltissimi scontri diretti, per me non uscire con le cioè non perdere a Cremona, per me sarebbe già fondamentale, perché poi il Cosenza ha un trittico di partite in casa, già lo scontro con Trapani e Ascoli, cioè lì si capiranno molte delle possibilità del Cosenza di raggiungere la salvezza, e quindi è fondamentale dare continuità ai risultati, se non riesce a vincere, quantomeno di non perdere, sempre per aumentare ed alimentare la fiducia nel gruppo, nel collettivo, nei calciatori, nel mister. Sicuramente sarà una partita difficilissima, perché comunque la Cremonese ha cambiato il mister, con Bisoli ha fatto 2 vittorie consecutive, è incappata in una sconfitta interna, ma contro la corazzata Benevento, che sta andando a vincere su ogni campo della Serie B, in pratica a 23-24 punti di vantaggio e già con tutti e 2 piedi in Serie A. E questa partita, Cinzia, se il Cosenza avrà la fortuna o l'abilità, la forza di andarla a vincere, per me siamo già rientrati, cioè qua mi sbilancio, se davvero abbiamo la forza di andare a vincere lì a Cremona. Se non dovesse essere così, comunque non mi sentirei spacciato, perché, ripeto, il Cosenza ha altre partite di fila in casa, tutti scontri diretti, quindi la salvezza o quantomeno i play-out ce li possiamo giocare alla grande. Sicuramente venerdì è una partita molto ma molto difficile e importante da giocare con i denti. Daniele, mi è arrivata una soffiata. Dimmi. Mi senti? Mi dicono che a breve partirà un programma del nostro caro Daniele Gianflone, e io ti faccio il mio più grande in bocca al lupo. Vuoi Grazie. Un attimo condividere con il pubblico questa bellissima notizia di questo programma? No, non volevo approfittare di questa finestra per farmi della pubblicità gratuita, ma visto che mi dai l'assist... se mi dai l'assist lo colgo, partirà, speriamo il più presto possibile, siamo in prossimità ormai, una rassegna stampa quotidiana di tutti i giornali sportivi, che vi terremo compagnia dal lunedì al venerdì la mattina, e commenteremo le notizie insieme ai followers della pagina e soprattutto ad un ospite di eccezione che ogni tanto magari ci accompagnerà. Io farò un giro tra i giornalisti, i commentatori, e ci sarà qualcuno,
periodicamente qualcuno mi farà compagnia. Ne sono sicura, perché Daniele ha un bel giro, quindi il programma sicuramente andrà con... detta così. ha un bel pedigree. Io vivo in un mondo di maliziosi, non riesco proprio a gestirmi, è inutile, qualsiasi cosa dico può essere usata contro di me, quindi seguiremo Daniele Cianflone e da parte nostra ovviamente hai il più grande in bocca al lupo. Grazie. Posso dire due parole sulla partita di venerdì, poi lascio spazio. Certo, devi dirlo. Voglio fare un passo indietro a qualche mese fa, quando c'era, si paventava la possibilità di purtroppo a cristallizzare i campionati, perché si temeva che non potessero essere portati a termine, quindi di cristallizzare la classifica in particolar modo. Diciamo la verità, un po' tutti abbiamo tremato. Abbiamo tremato perché sarebbe stata una vera e propria ingiustizia. E ci sono delle statistiche che sono a favore del Cosenza in questo caso, ma di chi lotta fino all'ultima giornata per tentare la salvezza. Negli ultimi 10-15 anni si può vedere tranquillamente, andando a fare una rapida ricerca, come in Serie B spesso e volentieri tante squadre date per spacciate a 9-10 giornate al termine siano poi riuscite a compiere l'impresa. Ecco perché una delle ultime è stata, ad esempio, io ricordo una nostra corregionale, il Crotone, anche l'anno scorso non se la passava tanto bene di questi tempi. Ecco perché il Cosenza ha tutte le carte in regola per fare l'ennesimo miracolo, ed ecco perché non sarebbe stato giusto cristallizzare all'epoca. Detto questo, il Cosenza adesso, come vedete, magari nel giro di due partite, se i risultati dovessero essere favorevoli anche venerdì a Cremona, si troverebbe magicamente nel giro di due settimane a combattere di nuovo per una salvezza che tutti quanti vedevano semplicemente come un miraggio. Io intanto, mentre tu ovviamente dicevi cose correttissime, attentissime, non so se avete visto qualche sorriso, perché sono arrivati due messaggi simpatici. Uno di Alfredo Nardi, dove dice che Daniele è del giro, quindi con questo io me ne lavo le mani. E l'altra è di Santino Spadafora. Ovviamente Federico Perri, pur di non pagare la bolletta della SIP, e lui è rimasto alla SIP, è andato a rubare il wifi da Cinzia. Ecco, tanto saluto il mio amico fraterno Santo Spadafora, penso lui alludesse al problema che abbiamo avuto tempo fa, non sono riuscito a partecipare alla diretta. Ah, è vero. Vi ricordate? Intanto diamo una notizia di poche ore fa. L'Ascoli... Vai. Ha ufficialmente esonerato Abascal, quindi che non è più l'allenatore dell'Ascoli. Per la verità aveva richiamato l'ex tecnico Paolo Zanetti, che ha rifiutato, quindi acque agitate in casa Ascoli, quindi perché comunque nelle ultime 10, se non erro, ne ha perso 7, quindi a dimostrazione che chi si trova in alto. Io ricordo anche la Salernitana dell'anno scorso, il girone d'andata era terza, certo, quarta in classifica ai playoff, nel girone di ritorno le ha perse tutte e finita ai playoff, quindi in Serie B mai dare nulla per scondato. In questo periodo l'Ascoli di certo non se la sta passando bene, Ascoli che dovrà venire tra un paio di turni al Marulla, quindi questa è una notizia che ci interessa, perché dobbiamo capire un po' come si evolverà questa crisi in casa bianconera. La vedremo insieme, siamo pronti. Martina? Sul prossimo turno? Come la vedi allora, questa prossima partita? Allora, come abbiamo detto poco fa, io pure considero, se tutto dovesse andare bene, considero 6 punti da parte del Cosenza. Perché il Cosenza doveva fare un passo importante contro al Marulla in questa prima giornata di ritorno, io la chiamo così, perché per me è un nuovo campionato, e l'ha fatto, è riuscito a farlo anche alla grande. Se dovesse andare bene anche a Cremona sarebbe veramente
un grosso passo in avanti, sia per quanto riguarda il morale della squadra, ma sia anche per quanto riguarda la classifica, perché abbiamo visto ieri che hanno perso sia Ascoli sia Cremonese, quindi un po' la classifica ci sta credendo anche più di noi. E, diciamo che tecnicamente parlando la vedo bene, ripeto, purtroppo credevo che Asensio potesse giocare, dopo questa furbata che ha fatto dobbiamo di nuovo fidarci di Rivière, anche se penso che a questa volta farà veramente il suo meglio. Sono rimasta un po' delusa perché avevo letto che mister Occhiuzzi l'aveva visto bene in allenamento, poi in partita non l'ho visto tanto bene. Però sarei emozionato, era la prima partita dopo tre mesi, cercate di capirli questi giovani ragazzi, vai. Ci sta, però speriamo che comunque dalla prossima volta si capisca veramente l'importanza di quello che si sta facendo, perché ripeto, ci sono tante piccole cose che stanno andando a favore e il trucco è saperle sfruttare, come si è fatto l'anno scorso e come si è fatto 2 anni fa. Il trucco secondo me è questo, e secondo me se si riesce a fare questo qui può andare bene. A Cremona comunque, Cinzia, non sarà di certo una passeggiata, perché comunque il Cosenza, uno, gioca uno scontro diretto, due, avrà le defezioni di Asensio e Canutè squalificati. Mister Occhiuzzi ha detto comunque che si fida della sua rosa ampia, perché comunque noi non abbiamo visto ancora Machash prima della sosta, era uno dei giocatori del Cosenza più in forma, non l'abbiamo visto nella prima partita, e credo che a Cremona il mister, se non dall'inizio, anche a partite in corsa, possa sfruttare la verve di questo ragazzo, come mi ha sorpreso anche nei 10 minuti finali il giovane Ballulli, che ci ha messo del suo, cioè ha dimostrato di entrare con la cazzimma giusta, e quindi il Cosenza, anche grazie a loro, ha portato al termine poi il successo. Quindi il Cosenza c'ha le armi per fare male alla Cremonese, sarà una partita difficile, non ci dobbiamo nemmeno commettere l'errore di demoralizzarci qualora arrivasse una sconfitta, perché comunque nelle peggiori delle ipotesi, visto gli scontri diretti tra Venezia, Ascoli e altre squadre, resteremmo sempre lì 5, 6, 7 punti, quindi non cambierebbe più di tanto, quindi dobbiamo concentrarci a vincere le partite che dobbiamo vincere, soprattutto in casa. Almeno le prime 5-6, dai, basterebbero una dietro l'altra per tirare un attimo un sospiro di sollievo e stare tutti felici, sereni e tranquilli. Ma ribadisco, da Cosenza ci aspettiamo questo ed altro, ci ha sempre abituato a colpi di scena, ha iniziato bene, siamo fiduciosi come lo siamo sempre stati, al di là dei risultati abbiamo sempre confluito una grande fiducia nella squadra e nei ragazzi, e speriamo che le cose continuino ad andare per il verso giusto. Quindi tu Pier Giorgio, vuoi fare qualche domanda a Daniele? No, io a Daniele non gli faccio nessuna domanda, perché conosco la sua competenza, la sua professionalità, e soprattutto programma, la sua passione che ha per il Cosenza. No, ma semplicemente perché ci messaggiamo spesso anche tutti i giorni. No, sono quindi convinto lui sa che... tutti i segreti del tuo programma, in pratica. No, no, me ne ha parlato, no. E gli ho detto subito che è una bellissima idea, perché comunque fare una rassegna stampa, coinvolgere sia i tifosi sia i giornalisti, è una bellissima idea, e sarà sicuramente un programma che avrà il giusto successo. Beh, mi avvarrò anche della sua collaborazione a volte, l'ho già annunciato, gliel'ho già predetto, ogni tanto ti vorrò al mio fianco. Grazie caro, troppo gentile. Vuoi vedere se Martina ci fa un pronostico sulla prossima partita? Ora voglio da tutti quanti, intanto io ringrazio come al solito Rete Sud, Canale 88, che ogni lunedì sera ospita Lupi si nasce sul suo canale. Volevo chiedere a Federico, tu l'hai già espresso il parere sulla visione della prossima partita? La prossima gara no, allora è una partita molto difficile. Io vedo che Pier Giorgio già si esprime con toni trionfalistici, io mi credo per il momento si uscisi, quindi... Ma Daniele,
eviterei, diciamo, questo, no, scherzi a parte, comunque bisogna rimanere sempre sul pezzo, anche perché la Cremonese ha perso di misura contro la capolista Benevento, che ha ammazzato il campionato, penso che sia ad un tiro di schioppo dalla promozione matematica in Serie A, e mancano 9 partite, quindi ha fatto un campionato incredibile. La Cremonese ha tenuto testa al Benevento, sono una partita molto molto insidiosa, e sono curioso di vedere come entreranno in campo i ragazzi, i giocatori, sono curioso di vedere se la cura, tra virgolette, Occhiuzzi produrrà ancora i suoi effetti sul morale e sulla compattezza del gruppo, perché è evidente che Occhiuzzi punta molto sul gruppo e non sui singoli. Condivido. Daniele, volevo farti una domanda al volo. Dimmi. Ma non è che ti sei rassegnato? No, io non mi rassegno mai. A sei cosa sicuro? Non l'ho mai fatto, solo in termini di trasmissione, dai, ma se no non mi sono mai rassegnato, anzi. No, quindi non è rassegnato, è solo un'altra pubblicità gratuita, buonasera, l'ho capito in ritardo. Allora, dovete capire che noi cominciamo ad avere, soprattutto noi due, noi qui cominciamo ad avere una certa, alle 21:56 è chiaro che... Scusami, la prossima volta sarò un po' più diretta, volevo aiutarti per continuare con la sponsorizzazione del rassegnato, che poi spiegherà bene il grazie nostro. Poi passa alla cassa da chi sai, dal regista, e poi ritira. Tranquillo, io sponsorizzo e poi voi staccate assegni, non vi preoccupate. Se io volevo fare, Cinzia, scusami, una considerazione a Daniele gliela vorrei fare, e voglio vedere se lui è d'accordo con me. Cioè, paradossalmente, secondo me, questo lockdown ha permesso al Cosenza di essere quello che non è stato, cioè un gruppo. Io ho visto tantissimi calciatori che sono stati costretti a rimanere a Cosenza, e pian piano hanno iniziato non solo a vedersi, ma ad allenarsi tutti i giorni insieme nel parco cittadino. Quindi secondo me questa cosa del parco, che sui social è stata vista magari ci alleniamo al parco, secondo me è stata una cosa positiva per cementare il gruppo, per farsi conoscere meglio, e secondo me si è visto in campo che i giocatori proprio si aiutavano, cosa che non ho visto nella prima parte di campionato. Si è visto anche Daniele. Dire che riguardo questa polemica comunque al parco, no, al parco sicuramente no, io non ero insieme alla squadra, ma posso dire che durante riguardo il lockdown, questa, appunto, che correvi. Sì, questo lo facevo. Io veramente che al parco Robinson si possono fare anche cose interessanti. In sicurezza. Sì, sì, in sicurezza, però dico, hanno seguito il tuo esempio. Riguardo appunto quello che diceva Pier Giorgio sugli allenamenti, è stata anche una falsa polemica un po', perché anche altre squadre in realtà non è che avessero iniziato tanto prima gli allenamenti, e anche quelle squadre che magari hanno anticipato di qualche giorno il Cosenza non potevano effettuare allenamenti di gruppo e quindi dovevano ancora limitarsi agli allenamenti individuali. Il gruppo io penso che ci sia sempre stato, sai come, però sono i risultati quelli che aiutano l'amalgama e favoriscono l'amalgama del gruppo, e probabilmente in questa fase in cui non c'era così tanta pressione e non c'era appunto la pressione del risultato, forse il gruppo è riuscito ad amalgamarsi ancora di più, e adesso forse se ne vedono gli effetti, ma a mio avviso non è mai stato questo il problema del Cosenza quest'anno. Esatto. Volevo leggere un messaggio, c'è un certo Francesco Cucciniello che ci scrive da settimana scorsa, quindi è il caso di leggere questo messaggio. Scrive: io mi chiamo Francesco Cucciniello ed ho 29 anni, vivo a Paola, Calabria, provincia di Cosenza, e sono un tifoso della Paolana. Ciao Francesco, grazie per la descrizione dettagliata, se ci fai sapere dove abiti, mandiamo una telecamera. Andiamo avanti, siamo alla fine, io vi ringrazio, faccio ovviamente il mio in bocca al lupo
al Cosenza appunto per la prossima partita contro la Cremonese. C'è un rimbombo, aiuto. Sì, sì. Okay. È un messaggio che mi ha mandato in diretta Pasquale Fusaro, e voglio dire a Pasquale che abbiamo già affrontato l'argomento e che ti abbiamo citato in trasmissione, quindi un caloroso abbraccio Pasquale. Pasquale, se vai un po' indietro, sei stato uno dei nostri primi argomenti, ti abbiamo citato subito e ti ringraziamo per lo spunto. Stavo appunto chiudendo la puntata, volevo ringraziare come sempre tutto lo staff, perché oramai purtroppo abbiamo perso il nostro tifoso Salvatore Trozzo, che saluto e ringrazio comunque per l'impegno che ha proferito per cercare di collegarsi con noi, ma ringrazio a questo punto la mia famiglia, la nostra famiglia di Lupi si nasce, che è racchiusa in questo quadretto che è carinissimo, a partire da Daniele Cianflone, che ritorna con successo qui da noi appunto con il suo programma. Ricorda al volo, Daniele Cianflone. Grazie mille dell'invito e soprattutto della pubblicità a questo punto, grazie. Doveroso, mi sponsorizzerai Lupi si nasce nella tua trasmissione. Pier Giorgio Giorgio, dovrò ricambiare il favore. La mia colonna portante, non solo. Ciao Cinzia, io volevo dire, visto che la volta scorsa ha portato bene, anche se qualcuno dice di no, ho fatto il pronostico che avremmo vinto in casa contro... Guarda Federico... Ragazzi, io qua vedo dei messaggi, scusate, non posso essere... Dico solo una cosa, senza fare pronostico, dico che torneremo da Cremona con qualche punto in saccoccia, senza esprimermi sul risultato. Tengo le mani in alto io. State tutti mani in alto. Martina, e poi leggo un messaggio giusto per farvi capire dove siamo. Sì, io quello lo leggo. Quello lì lo leggerei per ultimo, Cinzia, così vai, possiamo vai, con questa chicca. Lo leggo io? Vai. Tu vuoi salutare? Leggi, sì, saluto tutti. Mando un bacione a tutti e, come ho detto la scorsa settimana, due questa volta. Lunedì scorso ho detto uno. E chiudiamo così. Messaggio per farmi Io mi capire. Chiamo il disagio. Io mi chiamo Piero De Cindio e ho 44 anni, a una gamba. Vivo a Rende, provincia di Cosenza, e sono tifoso del Napoli. Questo è l'ultima parte, purtroppo che si poteva tranquillamente cancellare, non possiamo fare niente sull'età, non abbiamo niente da dire, anzi se li porta benissimo, io credevo 34. Salutiamo appunto Ferdinando, Isabella e Piero De Cinghio, senza i quali tutto questo non sarebbe mai possibile, e ringrazio chi ci ha seguito da casa come al solito, i nostri telespettatori e chi ha interagito con noi con la diretta Facebook. Io faccio di nuovo il mio in bocca al lupo a tutto il Cosenza, forza ragazzi, non mollate, avete diciamo iniziato benissimo, continuate così. Noi ci vediamo lunedì prossimo alle ore 21 come al solito con Lupi si nasce. Ciao ragazzi.